e signori, è arrivato il momento della presentazione del trofeo senza fine. Che ogni anno per tre settimane all'anno si arricchisce di nuovi protagonisti, di nuove avventure, di nuovi capitoli e che non conosce la parola fine. Signore e signori, questo è il trofeo senza fine, l'applauso di Arcamo. Il trofeo senza fine è stato accompagnato sul palco di presentazione qui ad Arcamo dalla nostra bellissima Silvia. La meraviglia del trofeo senza fine, questa spirale che tira così al punta al cielo, un trofeo senza fine, come senza fine il nostro amore per il ciclismo, per il Giro d'Italia, che unisce così tutta l'Italia con questo filo rosa. Un trofeo meraviglioso che, come tu mi insegni, porta, e lo dico per tutti gli amici qua presenti che magari sono ad una certa distanza, non ho potuto notare questa caratteristica, riporta tutti i nomi di tutti i vincitori, dal primo all'ultimo, vero? Dal primo all'ultimo, io sono nel 1979, mi sembra. Tu sei nel 21. Sono nel 21. Scherzi a parte, il trofeo senza fine è stato introdotto nel 2000, però è stato realizzato un anno prima, nel 1999. Questo vuol dire che il primo corridore che ce l'ha in casa è Stefano Garzelli, che è stato il vincitore del Giro d'Italia targato edizione 2000. Il primo vincitore ovviamente non ha avuto la fortuna di avere nella sua camera questo meraviglioso trofeo. Comunque il primo vincitore del 1909 è stato Luigi Ganna, curiosamente lo stesso nome della prima maglia rosa di quest'anno, che è Filippo Ganna, non sono nemmeno parenti. L'ultimo vincitore ad entrare nella storia del Giro d'Italia è stato un corridore dell'Ecuador, della Movistaglia, da Arcamo d'Agrigento. Lei è Francesca, una delle bellissime miss del Giro, facciamo un applauso. E stanno entrando in questo momento i padroni di casa, anzi il padrone di casa è il sindaco del comune di Arcamo, Domenico Surdi, buongiorno, ben arrivato, e l'assessore alle attività produttive della regione siciliana, Mimmo Turano. Grazie per la vostra preziosa, preziosissima presenza, grazie per l'accoglienza, sindaco, le lascio la parola. Grazie, grazie a voi, benvenuti, benvenuti a tutti nella nostra splendida città. Il ringraziamento di cuore va veramente ad RCS, alla Regione Sicilia, a tutti coloro i quali hanno collaborato per la realizzazione di questo evento bellissimo, straordinario. Oggi festa dello sport, festa della nostra città, festa dell'Italia. Oggi ricordiamo San Francesco e quindi siamo veramente onorati di poter dare il via, ecco, di poter ospitare la prima maglia rosa di questo meraviglioso giro. Grazie, la parola a questo punto va all'assessore alle attività produttive della Regione Sicilia.